Ok, allora lasciamo un attimo spazio alle domande. Allora inizio a leggere qualche domanda. Allora, la prima domanda è sul monoteismo e chiede: abbiamo sentito che il Dio della Bibbia può venire sulla terra e incontrare la sua creatura. Allah può incarnarsi e venire sulla terra? Se sì, perché? Se no, perché? Ok, quindi questa domanda riguarda a me. Allora, Dio può qualsiasi cosa, potrebbe qualsiasi cosa, è per sua volontà che questa cosa non è e non può essere dal punto di vista islamico, in quanto Dio è colui che è, colui che non ha bisogno per manifestarsi di farsi uomo dal punto di vista islamico. Dio è colui che si manifesta tramite la sua misericordia, tramite i suoi messaggeri, tramite la sua luce, tramite tante cose, ma fisicamente no. In un versetto del Corano c'è, dal punto di vista islamico, Mosè che parla a Dio e gli chiede, quando gli parla, perché anche nell'Islam il Dio parla direttamente a Mosè, e disse: fatti vedere, voglio vederti. E Dio gli disse: non mi vedrai, però guarda la montagna, se quella montagna resterà al suo posto perché io mi mostrerò, allora riuscirai a vedermi. Ma nel momento in cui Dio si manifestò, non fisicamente, manifestò come lui ha voluto, la stessa montagna cadde e Mosè rimase a terra, perdendo la coscienza. Quindi la volontà, perché? Perché la dimensione divina non è contemplabile da un punto di vista di dimensione terrena, mentre nell'aldilà, come avevo detto prima, c'è questa possibilità. Anzi, dormivo ieri e mi sono dimenticato di... mentre nell'aldilà sì, perché si è in un'altra dimensione. Allora lì c'è la possibilità anche proprio di avere il contatto diretto con Dio senza che questo possa, tra virgolette, nuocere.